la settimana prossima quindi verrà riconvocato un consiglio comunale per adottare una volta per tutte questo strumento. Questo strumento che sarà anche, diciamo, adeguato al parere negativo che la Regione Toscana venerdì mattina ci ha dato in merito a una provvisione urbanistica che noi riteniamo importante per la città e che la Regione Toscana in conferenza di copianificazione ci ha bocciato. Detto ciò, ci rivedremo la settimana prossima, io ritiro la pratica. L'esame della pratica più attesa, quella sul piano strutturale, finisce con il suo ritiro da parte dell'assessore Marco Sacchetti. La Regione Toscana pochi giorni fa ha comunicato la bocciatura della variante nord di Arezzo e così il cammino della pratica subisce un inatteso rallentamento. La Giunta Ghinelli ha preferito non agire attraverso emendamenti ma ritirare la pratica to cur per ripresentarla la prossima settimana con le varie integrazioni senza rinunciare alla variante che dovrebbe portare alla costruzione di una viabilità parallela a quella esistente di via Tarlati. L'opposizione, che aveva già lamentato lo scarso coinvolgimento di cittadini, ordini professionali e categorie economiche da parte dell'amministrazione, aveva presentato una pregiudiziale con Alessandro Caneschi per la mancanza di un documento tra quelli allegati ai consiglieri comunali, quello riguardante il rapporto del garante sulla partecipazione e l'informazione, secondo l'assessore Sacchetti, un semplice errore da parte degli uffici. Abbiamo preso una pregiudiziale perché secondo noi il percorso sulla partecipazione e sull'informazione che è previsto dalla legge regionale il Comune non l'ha fatto e quindi abbiamo dei seri dubbi sulla legittimità della pratica. Doveva essere intanto presente nella delibera di adozione il report del garante comunale per la partecipazione e l'informazione che non c'è e poi doveva essere dato conto anche di tutti gli interventi raccolti nelle tre sole giornate di incontri con cittadini che sono stati fatti e quindi risposte sia in senso positivo che in senso negativo e motivate. Questo non c'è stato e quindi per noi questa pratica non deve essere discussa oggi in Consiglio Comunale. Abbiamo ritirato la pratica perché è stata posta dall'opposizione una pregiudiziale di illegittimità sul procedimento e quindi che era legata a un errore tecnico che abbiamo compiuto, nel senso che il documento di cui si declarava che mancava, che non era stato messo a disposizione dei consiglieri, in realtà c'era, ma nel caricarlo poi sono nelle procedure per mettere a disposizione dei consiglieri, sono ovviamente il progetto di piano si compone di 250 elaborati circa, quello non è stato caricato. E quindi di fronte a questa pregiudiziale di legittimità abbiamo deciso, per tutelare comunque tutta la procedura successiva, di ritirarla, di ritirare la pratica, la ripresenteremo la settimana prossima e quindi la città di Arezzo avrà sicuramente un piano adattato la settimana prossima, una settimana diciamo non sposta i nostri obiettivi, e ribadisco il concetto, il nostro obiettivo, noi siamo partiti a ritroso, il nostro obiettivo è avere uno strumento adottato, approvato e quindi cogente per i cittadini e per le imprese entro la fine della nostra consigliatura, perché non ci possiamo permettere di vivere senza piano e con le salvaguardie che ci sono oggi.